chi uccideresti, chi sposeresti e chi ti faresti? Makoto, Yukari, Isaac di The Binding of Isaac. Ma io rischierei un c***o stolfo a costo di avere un tarallo rotto e sanguinante. Ciao belli, questo è Electrica. E oggi siamo qui per fare un medico 3 anime e un disegno. Cosa si fa in 3 anime e un disegno? Beh, si prendono 3 personaggi di anime, si mischiano in un unico disegno. Ma prima di tutto, questo canale sta morendo e solo tu puoi salvarlo. Come? Lascia un like. Ti prego, ti scongiuro. Accendi la campanella. Ti prego, ti scongiuro. Ma soprattutto lascia un commento, ma è importante che lasci un commento perché il prossimo 3 anime e un disegno lo scegli tu nei commenti. Suggerimenti quindi sotto. Dove? Qua sotto. Boh. I 3 personaggi degli anime scelti questa volta sono stati Escanor, Zoro, Zenitsu. Cosa verrà fuori? Non lo so. Iniziamo. 3 anime, un disegno. Papam. Senti Ale. Questa è la sigla. È l'intro. La sigla. Okay. Sì. Mi hanno suggerito i seguenti personaggi. Ovviamente quelli che hai suggerito tu non li cago. Tu avrei preso i più scontati, tipo che avranno disegnato anche cani e anche i porci insieme. No, però. Cioè. Perché quando li scelgo, penso a come potrebbero venire, no? Quindi, per esempio, Zoro e Escanor. Ma io pensavo solo femmine fossero, per lo quello so, però detto femmine. Non disegno un maschio. Tipo, mi hanno suggerito Zenitsu. Cioè, verrebbe una creatura un po' strana, secondo me. Chi se ne frega? Se dovessi comprarle. Dovessi comprare. Roma si può comprare il cuscino di Zenitsu. Ma Escanor non c'ha i capezzoli? Ma neanche Goku ce li ha, mi pare. Certo che ce li ha così, con le righe dentro così. Non vedo più il tuo schermo, Gengis Khan. Ah, perché c'hai un internet che fa cagare, probabilmente. Cos'è che ho? Un internet che fa cagare. È impossibile, perché vado a 900 mega. Sì, 700 giga, porca troia. Vuoi che guardi lo spettatore o che guardi il suo pugno? Che guardi il suo pugno. Mamma mia, quanto è bello il mio pugno, sta dicendo il mio pugno. Adoro il mio pugno. Sai cosa adora fare con il suo pugno? Sentiamo, c'è una categoria, c'è una precisa categoria, si chiama fisting, ci fa quello. Lo immaginavo, per quello non lo volevo sapere. Ah, ma quindi la conosci, Alex? Beh, non ho mai abusato di questa cosa, nel senso che in realtà non sono mai andato a informarmi. Tu sei quello che chiamano generalmente a Riccione un macio? Io a Riccione sono un grasso. Poi per Riccione è raro, dai. Ci sono solo fighetti a Riccione. Solo fighetti e un grasso. Tu. Non è che ho esagerato col trapezio? Guarda che trapezio. Cioè, beh, c'ha la testa piccola e 2 pezzi di muscolo dietro che sono. Così forse vorrei fare abbassarlo un po'. Beh, in realtà lo preferivo prima. Ti piace il trapezio grosso te? Minchia avercelo un trapezio grosso. In modo tale che puoi spaccare le bottiglie con il collo. Con il collo? Sì. Ci apri le birre? Sì, poi fai tipo i TikTok, così diventi famoso. Stamattina mi sono alzato e ho pensato che vitaccia, ci vorrebbe un cacciavite più grosso. Che c'è? cosa vorrebbe dire? È una classica dad joke, bro. Ah, scusa zio, non avevo capito, pensavo fossi meglio di così. Ah, senti questa, bomba che esplode al cimitero, indovina che succede? Esplode una bomba nel cimitero? Sì. Ecco, cosa ti dovrei dire? Cosa succede se esplode una bomba al cimitero? Ah, niente. Cosa vuoi che succeda? Che sono tutti morti. Ok. Ah no, bro, io sono troppo funny. Sono un daddy funny. E leva amicizia da Facebook. Ma tu sei Facebook ancora? Da Instagram. Sai che quando ero più giovane ho pensato, ho aperto un'impresa di carta igienica, però l'ho dovuta chiudere subito, sai perché? Dimmi. Perché andava a rotoli. La vuoi sapere una barzelletta sporca? Vai. Pierino si rotola nel fango. Alex, questo non è neanche lì da gioco. Cioè, io so solo questa. Per tutta la vita, quando mi chiedevano la barzelletta, io raccontavo sempre questa. E basta. Che infanzia triste. Alex Midgar tatu. Ma te, perché lo devi dire sempre tutto? Perché è divertente, no? Ah, è divertente, sì. Sbatterti in faccia il fatto che stai ancora utilizzando un nome che hai scelto adolescente. Ma non ho scelto, cioè, oddio, sì. Non l'ho scelto, lui che ha scelto me. Questo è il gioco Final Fantasy VII, ti ha detto tu ti chiamerai così? Certo, a me mi chiamano Midgar.
Boh, non è vero. Beh, scusa, ma abbi pazienza, parliamo un po' di te. Cioè, Electric Peo? Sì, ma io c'ho la storiella simpatica. Certo, la storiella simpatica. Sì, non c'entra con un videogioco che... La mia era una storia oscura, è tipo Batman, ok? Sì, sì, ti hanno ammazzato i genitori e poi te l'hanno ammazzato mentre giocavi a Final Fantasy VII e eri proprio nella città di Midgar. Esatto. E intanto tua mamma oggi ti fa i gnocchi. Da paura. Altro che vita triste, ma vaffanculo. Però tu, no, guarda la mia firma. Ti chiami Prot. Peo. Dove sono le R e le T? Dove le hai viste? T, R, oh Cristo. Prot. Esatto. Fa cagare. A volte se... Cioè, questo è per farla veloce, perché sennò sarebbe così. C'è la mia firma proprio del nome, è così. E sto cercando di capire. Lì quella è una è Felipe, sarebbe. È una F un po' strana, sì, ma... si è evoluta da essere una F così normale, come le fanno tutti, a essere una... questo. Sì. Si è evoluta a forza di farla in fretta. Sapevo, cioè... fare benissimo quella di mia madre. Cioè, quindi ti potevi falsificare. Secondo te perché la so fare, scemo? C'ho fame, però mai. Forse prima mi alleno. Però non so che allenamento fare oggi. Fai l'allenamento della bellezza. Sarebbe? Sapessi. Hai detto la che cazzata. Che te lo venire a dire io. Beh, se tu hai la panza mi sa che non sta funzionando tanto. Ma infatti io non lo faccio l'allenamento della bellezza, figurati. Che allenamento fai tu? Niente. Arrivati a questo punto del disegno, ne approfitterei per suggerirvi innanzitutto di venire a trovarmi su Twitch, dove svolgiamo tutti questi disegni, link in descrizione, ma soprattutto ne vorrei approfittare per spammare il subreddit Electric Peo, sempre link in descrizione, dove potete postare i vostri disegni o meme, disegni che verranno poi gentilmente, forse, criticati in un prossimo video. Ed è molto utile, perché invece di lasciare il commento acido del tipo beh, fatelo voi e ci vediamo lì su Reddit. Proseguiamo! Pensa invocando la somma regola per farti cambiare la spada. La regola del grande amico? No. Ha detto la somma regola, non so di che regola sta parlando. Sì, dice che è la regola dell'amico e la invoco perché è un suo diritto. Giulio, stai attento che io me la gioco per farti venire a Milano. Stai molto attento. Te la stai giocando veramente la regola del grande amico? Giulio ha confermato che invoca la regola. Come si chiama questa spada? Cristo Emma. Ha detto che non è quella che ti manda una foto. Ok. Allora, praticamente... Ecco, facevi prima venire subito, no? Almeno così il tuo disegno è recente e coerente. Ci proviamo. Lo faccio per te. Certo. So che tu non lo accetti. Se arriva un puntiglioso, ti dice ma Zoro non ha più quella... Ma tanto ci sono sempre i puntigliosi. E io avrei fatto così. E io gli avrei messo il pene di Zoro invece che quello di Zenitsu. Diranno così. Vabbè, perché io non li conosco i commentatori seriali. Lo so, però in questo modo tu puoi dire guarda, io sono super... Io recente, avrei messo la testa di Ranma, ma non c'entra Ranma, ma Ranma perché ha più senso. Quello è un puntiglioso che non frega niente a nessuno, perché è un puntiglioso antipatico. Un puntiglioso giusto ti avrebbe detto guarda che Zoro non ha più quella spada, no, sbagliata. Al massimo saresti stato tu che saresti andato nei commenti. Sì, probabilmente. Devi solo ringraziare che ho detto minchia, ma cosa fa più in live? Ho aperto e ho visto lo scempio. Mi hai salvato in un corner proprio. Guarda. Prego, lo metti quello spezzone in cui io ti fermo e ti salvo? Se lo mette Kisunka, sì. Tu scegli Aru solo perché vuoi essere... Che poi non scegli neanche Aru. Allora aspetta, ti posso fare le domande? Quello infedele. Chi uccideresti, chi sposeresti e chi ti faresti? Erano queste. Una è Makoto. Ok. La seconda è Yukari. Isaac di The Binding of Isaac. Ma... Allora, Mary penso Makoto. Kiss penso Yukari e mi dispiace per Isaac, ma tanto è già morto nel finale canonico, quindi Isaac. Anzi, Master, tocca a te. Allora,
chi sposeresti, uccideresti o ti faresti? Per faresti non facciamo come chiunque che ha detto bacerei, non è un bacino, te la faresti proprio. Detto ba- hai detto la, la cosa è kiss, marry, kill, quindi no, no, è pure. Kiss, fuck, master. I personaggi sono B2 di Nier Automata, Soler, va bene, Soler, Nashandra. Chi è Nashandra? Il boss finale di Dark Souls 2, anzi il demone della forgia blu. Sì, come dice il progettista, ovviamente si sposa Soler. Quindi tu ti sveglieresti ogni giorno a fianco Soler, a vita. Minchia, che figata. Vi dareste il bacino del buongiorno con l'alito pesante che ti, del mattino. Ti svegli, ti dice tu sei il mio sole. Peo, la faccio a te anche da questa domanda, visto che ci siamo. Vai. Sei nudo nel letto, in mezzo a due persone. Sì. Entra. Già entrambe. Mi piace, già mi piace. Anche, anche loro nude. Benissimo, mi piace. Da una parte hai Haru, dall'altra hai Astolfo. Da che parte ti giri? Allora, da una parte ho Haru, da una parte Astolfo. Sono tutti e due nudi. Se mi giro verso Haru rischio l'inculata. Se mi giro verso Astolfo. Battaglia di spade, diciamo. È una battaglia di spade. Non posso rimanere a quattro di spade e abbracciarli tutti e due così. C'è chi la vede con una situazione win-win. Esatto. Io no, nel senso no. Jesus, allora, se, proprio, se proprio devo farmelo mettere in culo da qualcuno scelgo Astolfo o Soler, uno dei due. Io rischierei l'inculata da Astolfo, però non ignorerei mai Haru a costo di avere un tarallo rotto e sanguinante. Scrive... ma poi bisogna provare, no? Assolutamente. A me non l'avete chiesto, mi sento esclusa. Bene, Omine, me, Master e Kisuke, dai. No, no. La Madonna. Allora, intanto ucciderei Master. Vale. Perfetto, siamo, siamo ecco. Tutti d'accordo lì. Siamo... no, nel senso, visto che Omine è in difficoltà, kiss, marry, kill, noi tre. Marry, Kisunke. Io devo, devo ammazzare fa. Master, che io siamo tutti d'accordo lì. Quindi ti devo kissare, mi dispiace. Se, se non ti kisso non posso ammazzare Master. Non posso ammazzare Master. Bene signori, è finito questo video ed ora il disegno apparirà qua per un secondo. Non c'è più. Oh mio Dio, allora apparirà qua. Non c'è più. Allora qua. Tranquilli, ve lo lascio vedere bene bene alla fine. Ma prima di chiudere questo video, appunto, vi ricordo, accendete sta benedetta campanella, mio signore. Ci vediamo su Twitch per chi è interessato, ma soprattutto nel subreddit, dove potrò vedere le vostre di creazione di Tre Anime e un Disegno, qualunque cosa voi vogliate fare e che io possa giudicare dall'alto del mio piedistallo. Nonostante non ho l'arroganza di essere così bravo nel disegno da sentirmi un insegnante, qualcuno che vi può insegnare, ma qualcosina magari ve lo posso dire. Chiudiamo qua questa parentesi. Ora potete finalmente vedere il disegno finale. Al prossimo videolo. Pum!